aggravanti degli atti intimidatori nei confronti del noto imprenditore nocerino operante nel settore petrolifero, i tre pregiudicati napoletani arrestati questa mattina all'alba dagli agenti del commissariato di polizia di Nocera Inferiore, a condurre a personaggi della criminalità napoletana già noti alla polizia e legati agli ambienti criminali partenopei, sono state le indagini dei poliziotti diretti dal vicequestore Luigi Amato, che sono riusciti a risalire attraverso anche intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che all'ausilio di telecamere, all'organizzazione radicata nell'Interland napoletano. Nelle prime ore di oggi gli agenti di polizia hanno fatto irruzione in tre abitazioni, a San Giorgio a Cremano e Ponticelli, dove hanno arrestato i due fratelli Cuccaro, Salvatore, 42 anni, pregiudicato per vari reati, ed Alessio, 40 anni, con precedenti di polizia legati agli stupefacenti. Entrambi dovranno rispondere dei reati di tentata estorsione continuata ed aggravata. I due, dopo le formalità di rito, sono stati posti rispettivamente agli arresti domiciliari e all'obbligo di dimora con braccialetto elettronico. Un terzo complice, sottrattosi alla cattura, è attivamente ricercato. Le indagini sono finalizzate anche ad individuare gli autori materiali delle azioni intimidatorie che hanno seminato il terrore nella famiglia dell'imprenditore nocerino. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore trae origine da alcuni inquietanti episodi verificatisi tra il gennaio 2017 ed il febbraio 2018 ai danni dell'imprenditore di Nocera Inferiore. Stamane l'epilogo della vicenda, con l'esecuzione di due ordinanze di misure cautelari personali disposte dal GIP Leda Russo su richiesta del sostituto procuratore Valeria Palmieri, a cui hanno dato esecuzione gli agenti del commissariato di Nocera, nei confronti dei due pregiudicati ritenuti responsabili di tentata estorsione continuata ed aggravata in concorso. Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio del 2017, infatti, davanti all'abitazione di quest'ultimo a Nocera Inferiore veniva collocato un ordigno esplosivo che deflagrava danneggiando il cancello carraio. Il 12 gennaio 2018, dunque a distanza di un anno, venivano esplosi 9 colpi di pistola calibro 9 contro la stessa abitazione. I due episodi erano stati preceduti e seguiti da una serie di minacce e di intimidazioni all'indirizzo dell'industriale e dei suoi familiari. L'imprenditore dell'agro avrebbe dovuto restituire un'ingente somma di denaro che nel tempo aveva avuto l'ardire pare di chiedere in prestito proprio ai suoi estorsori. E l'obiettivo delle richieste dei malviventi contenute nei messaggi, nelle telefonate, nelle foto inviate sarebbero state proprio quelle di ottenere la restituzione di un'ingente somma di denaro per un ammontare di 700.000 euro prestata dagli arrestati all'imprenditore per un investimento in Spagna, nella zona di Algeite, Madrid, nel settore petrolifero, in particolare degli oli lubrificanti, settore nel quale pare operasse anche il gruppo criminale napoletano. L'attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato di polizia nocerino ha permesso di ricostruire l'intera vicenda e risalire ai mandanti della tentata estorsione, tre soggetti residenti appunto nel napoletano già noti alla polizia e legati agli ambienti criminali partenopei. Il quadro indiziario raccolto nel corso dell'indagine ha permesso alla locale Procura della Repubblica di richiedere l'emissione di provvedimenti cautelari personali nei confronti dei tre e far scattare l'operazione di polizia di questa mattina.